Ciao ragazzi, bentornati. Allora, qui vabbè, mi sono fatto con la stampante dei supporti per i cuscinetti in maniera da così da migliorare le prestazioni. Bene, allora, ho rifatto gli avvolgimenti. Però diciamo non sono riuscito a farli bilanciati. Cioè qua non avevo più filo e in più iniziava a essere difficile metterne altro. Vi faccio vedere. No, questa è tensione del pacco batterie. A 2 ampere e mezzo, diciamo che siccome gli avvolgimenti non sono equilibrati, in questo momento è inefficiente il motore. Qua ci sono dei picchi che l'alimentatore non riesce a soddisfare, con le batterie andrebbe meglio. Comunque, il discorso è così: il rotore ha 100 spire, mentre lo statore ne ha solo 34. Praticamente il flusso magnetico dello statore è un terzo rispetto al flusso del rotore. Ciò cosa comporta? Fa sì che praticamente il flusso magnetico del rotore si estende all'interno dello statore e questo riduce l'efficienza. I due flussi magnetici devono lavorare nella zona di spazio tra rotore e statore, quindi devono essere identici. Questo perché non usiamo magneti. Il magnete, diciamo, non riesce a essere permeato da un flusso esterno, mentre nel caso di lamierino, sì. Siccome i due flussi devono essere equilibrati, ciò comporta che abbiamo due strade da seguire. O attacchiamo gli avvolgimenti in parallelo e con qualche stratagemma facciamo in modo che i due flussi siano identici, oppure che è la strada che seguirò, facciamo gli avvolgimenti equilibrati e poi li colleghiamo in serie. Questo perché la reattanza dello statore e la reattanza del rotore sono diverse. Anche se facciamo rotore e statore con gli stesso numero di avvolgimenti, la reattanza sarà diversa. La reattanza determina praticamente, a parità di tensione di alimentazione, la corrente che circolerà nell'avvolgimento. La corrente che circola per il numero di spire determina la potenza del flusso magnetico. Allora, la soluzione più semplice, mettendoli in serie e facendo che gli avvolgimenti dello statore e del rotore siano uguali,
In qualche maniera, cos'è? La corrente è unica e deriva praticamente dalla reattanza del rotore più la reattanza dello statore. Il numero di spire è lo stesso, quindi inevitabilmente il flusso magnetico è equilibrato. Ora devo un attimo riflettere e decidere esattamente quante spire fare. Ci sarà una riduzione di spire sul rotore e un leggero aumento di spire sullo statore. Dopodiché farò un involucro di plastica con la stampante per sostituire questi cosi qua di metallo che sono anche un po' storti. Un involucro tipo questo qua. Questa è l'ultima novità e vedrete dei video prossimamente. Ok? Ciao a tutti, alla prossima.